Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Nicoletta Verì. Buonasera. Sigla! Ben arrivata Nicoletta, come stai? Bene, grazie. Finalmente, dopo un lungo inseguimento, sono riuscito ad averti come ospite. Sì, sei una delle persone che ho seguito di più, lo sai. Beh, è un pregio per me. È un pregio per te. Allora, Nicoletta, eletta da poco consigliere del nuovo consiglio regionale della Regione Abruzzo. Come ti trovi? Bene, molto. Perché io già avevo avuto un'esperienza come consigliera regionale all'inizio nel 2008, nell'altra legislatura, e sono stata presidente della quinta commissione. Adesso, dopo 5 anni di astinenza partitica ma non politica, ho voluto provare di nuovo questa competizione, dove sono uscita gratificata dal consenso che ho ricevuto. Hai preso tantissimi voti. Sì, tanti voti, voti che sono anche il risultato di quello che è stato un po' il percorso dei miei anni. Quindi, quando andavo a chiedere un voto a coloro che lo chiedevano, tutti quanti, chi mi conosceva per contenuti, per aver portato un risultato in quello che è stata sia la mia precedente legislatura, ma anche nell'ambito professionale, nell'ambito sanitario, sociale. Quindi è stato un percorso. Perché tu sei un medico. Io sono psicologo, psicoterapeuta, con varie specializzazioni nell'ambito sia diagnostico, sia cognitivo, sia sistemico. Sì. Poi ti lascio il cellulare. Va bene. E quindi questa è molto gratificante, a mio avviso, avere una seconda occasione. Più della prima. È vero, lo dico convinta, perché entri con una consapevolezza diversa. Maggiore, più importante, maggiore, una consapevolezza che ti porta in maniera più definita a raggiungere gli obiettivi a cui credi, a superare quegli ostacoli che incontri quotidianamente, a essere orientata in un compito ben preciso, che è quello della tutela della salute dei cittadini e quindi degli abruzzesi. Che credo che sia la cosa più importante. Guarda. Sì, è importante. Perché dopo, come si dice, la salute è tutto, veramente. Sì. Dopo essere stata eletta, ho avuto questa nomina di assessore alla salute, di assessore alla famiglia e alla pari opportunità. È un assessore che mi viene dato proprio riconoscendo quella che è un po' l'esperienza avuta sul campo, e siccome la Lega a cui io appartengo ha voluto dare proprio questo riconoscimento, unire un po' una parte giovanile che è quella dell'entusiasmo e quello del fuoco ardente, e ci vuole anche quello però di chi ha l'esperienza. Sui contenuti e sui progetti. Molti mi dicono che ho un grosso impegno, un impegno pesante, un impegno che mi vede quotidianamente protagonista. Io esco la mattina alle 8 e non so a che ora rientro la sera, la notte,
cerco di andare incontro alle difficoltà che si ripetono in maniera continua, costante, che si organizza, ci si vede ogni volta che pensi di risolvere un problema, invece ti si ripresenta subito un altro, quindi quotidianamente ti si presentano tante difficoltà nel mondo della salute, quindi col mio continuo impegno vengo a togliere quelli che erano i minuti riservati personali, diciamo, però lo faccio molto volentieri. Senti, che eredità ti sei trovata? Questa è una domanda ridondante, una domanda che mi fanno in molti. Io dico che l'eredità che ho trovato è un'eredità che stiamo analizzando ancora, che stiamo gestendo sui tavoli di monitoraggio, perché noi dobbiamo sapere che la nostra regione è stata, ricordare che la nostra regione è stata una regione commissariata, un commissariamento che io ho vissuto sulle proprie spalle, diciamo, che ho gestito perché ero presidente della quinta commissione, quindi della sanità nell'altra legislatura. Per cui uscire dal commissariamento significa entrare poi in un piano di rientro e di riordino. Piano di rientro vuol dire che si è controllati a Roma da un punto di vista di quello che sono gli equilibri di bilancio. Io mi trovo adesso ad affrontare questa gestione di equilibri di bilancio, perché nel 2018 non ancora c'erano questi equilibri, quindi stiamo lavorando. Quindi è un lavoro doppio. È un lavoro doppio perché avviene nel 2019, certo. Quindi quella che era stata poi una verifica a fine novembre è stata spostata a febbraio, poi a marzo, e adesso l'ultima verifica ci sarà proprio a giorni, dove dovremmo di nuovo dimostrare come portare questi equilibri. Quindi abbiamo trovato dei disavanzi, però io dico che i cittadini, questo lo dico a te, lo dico in televisione, sono stanchi di sentir parlare di numeri. Noi li dobbiamo affrontare nei tavoli opportuni, certo. I numeri, l'economia di scala. Dobbiamo invece ridare quella serenità e quell'equilibrio, quella fiducia da parte dei nostri cittadini verso un sistema sanitario, verso un servizio sanitario, perché i cittadini abruzzesi sono molto molto delusi. Quindi io preferirei, più che la domanda che bilancio hai trovato, che delusione ho trovato. E la delusione è tanta, il disagio che oggi si vive come cittadino abruzzese quando ti rivolgi a un ospedale, al problema della lista d'attesa, al problema che hai al pronto soccorso, al problema che devi avere una prestazione appropriata, però spesso e volentieri non sai come poterla gestire, questa spada di Damocle di tagli dati in maniera uguale a tutti senza differenziare. E quindi io farò tesoro di questa esperienza. Il mio obiettivo, come ho detto, è quello di ridare fiducia al cittadino, ma con i fatti, con i contenuti. Io sono entrata in giunta il 12 marzo, quindi sono poco più di 15 giorni. Proprio ieri ho firmato insieme ai direttori e a tutti i direttori delle ALS uno stralcio per le assunzioni nella nostra regione. Quindi per la prima volta abbiamo subito, in pochi giorni, messo in cantiere l'assunzione di 200 professionisti nelle nostre aziende ALS. Bene. Il problema del personale è un problema sentito, c'è una carenza di medici, di professioni sanitarie, molti andranno in pensione con la quota 100. Con la quota 100. È un problema non solo di questa regione, ma è un allarme, io lo definisco rosso, di tutta l'Italia, di tutta la nostra nazione. Però dobbiamo essere pronti, quindi visto che c'è già un piano di fabbisogno, sappiamo già di che cosa, di quale
figure professionali, specialisti, c'è una necessità nelle aziende dove mi viene data una richiesta stralcio, quindi vuol dire che c'è una priorità per mantenere i livelli di assistenza, e questo non lo decido io, lo decide l'azienda ALS, per mantenere i livelli di assistenza io ho portato avanti queste assunzioni. Senti, un'altra delle, a questo punto mi viene da domandarti, gli ospedali, si dice, sai che poi quando vai al bar senti, ma si chiude l'ospedale di Atessa, ma l'ospedale di Casoli in chiusura, ma cosa c'è, perdonami la domanda, di vero in tutto questo? C'è qualche ospedale realmente in chiusura oppure sono le cose che dicono a livello allarmistico tanto per allarmare la popolazione? Allora, va visto in più livelli e in più aspetti. Allora, il primo livello è che noi siamo abituati ad avere un po' tutto vicino casa, ma questo non può essere più, nell'ambito della sanità questo non può avvenire, perché la qualità viene data anche proprio dalla quantità, ma soprattutto da attrezzature tecnologiche avanzate. Quindi quando noi pensiamo, basti ricordare, lo voglio anche ricordare, che prima in Abruzzo avevamo 5 neurochirurgie, oggi lo abbiamo dimenticato e ci viene da pensare, ma come è possibile che c'erano 5 neurochirurgie? Eppure per poterle riorganizzare, chiuderne alcune, riorganizzarle nei punti strategici è stato un impegno, un'impresa. Oggi qualcuno ci ringrazia perché le neurochirurgie che sono sul nostro territorio, sulla nostra regione, sono neurochirurgie valide, che danno garanzia, che danno sicurezza, che sono appropriate, ma dove c'è un intervento complesso per cui ti puoi spostare anche di qualche Quindi chilometro. L'ideale sarebbe avere, diciamo, un pronto soccorso, di primo soccorso importante, un po' dislocato, e poi per le urgenze, cioè per le cose, le patologie gravi. Noi dividiamo gli ospedali, piuttosto che Pescara, piuttosto che Teramo. Noi dividiamo gli ospedali dai presidi ospedali. Ah, ok, perfetto. I piccoli ospedali, una volta definiti così, venivano definiti presidi ospedalieri, devono avere una loro diciamo identità, una loro specializzazione, devono sapere che cosa fanno. Io paziente devo sapere che presso quell'ospedale, presso quello presidio, ricevo quella determinata prestazione. Certo. Per cui questi piccoli ospedali ci saranno gli ospedali del territorio, saranno gli ospedali che avranno però una specializzazione che diventerà ugualmente eccellenza in una determinata branca, in un determinato settore. Nicoletta, questo forum prevede che il nostro Andrea Del Rosso dedica una canzone all'ospite. Andrea, al consigliere che canzone dedichi? Buonasera Riccardo, buonasera consigliere. Io più che l'ospite oggi, Riccardo, volevo permettermi di dedicarla un pochino a tutto l'Abruzzo, un pochino a tutto il territorio aquilano, perché tra poche ore, precisamente alle 3.33, correranno i 10 anni, ahimè, dal terremoto che ha sconvolto un pochino tutta la nostra regione. Quindi permetto di dedicare questo brano a tutti coloro che hanno vissuto quei tragici momenti. Grazie. Buon ascolto. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito
del maestrale. Un day by day, oh me, shine on me. Day by day, say on me, shine on me. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Mi strago un foglio nella risma nascosto, scrivo e non riesco, forse perché il sisma è nascosto. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma per farle solo oggi. La vita si fa grande così e comincia domani. Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Grazie Andrea di questo ricordo che veramente non sapevo che tu avessi scelto questa canzone. Devo dirti che ci hai lasciato veramente vero, con le lacrime agli occhi. Grazie di questo, grazie, di questa tua canzone. Grazie. Grazie. Nicoletta, stavamo dicendo, torniamo al discorso degli ospedali, quindi dicevamo che ci saranno dei presidi e poi le eccellenze rimarranno comunque solamente in alcuni ospedali. Beh, ma è anche giusto però che sia così. Certo. È giusto per una questione che non puoi avere l'eccellenza a Lanciano piuttosto che, è meglio raggruppare forse i due presidi ospedalieri più importanti e poi alla fine si sono Chieti e Pescara, perché poi le distanze un po' si sono annullate. Abbiamo anche l'Aquila e Teramo. Anche l'Aquila e Teramo, però si sono un po' annullate le distanze. Effettivamente anche nelle altre regioni, io arrivo da una regione diversa, non è che l'ospedale, quando vai all'ospedale vicino a casa, ha tutto, cioè in Lombardia che dicono sia un'eccellenza, quindi bisogna abituarsi, come hai detto giustamente tu, che se capita qualcosa di grave uno deve fare quei 40-50 km per potersi curare. Stavamo dicendo che hai un programma importante. Proiettiamoci tra un po'. Che cosa vuoi? Che cosa vorresti sentirti dire dalle persone quando ti rincontrano tra un anno, due, tre? Allora, qui bisogna fare nell'ambito della sanità un programma a breve, medio e lungo termine. Perché tu sei una persona che comunque cammini per strada. Sì. E dopo questa trasmissione che vedono tantissime persone, tutti sanno che tu sei. E quindi poi la gente si aspetta di avere un servizio migliore. Io però devo dirti una cosa, e te lo dico da utente. Io non ho trovato un disservizio negli ospedali, anche se le persone ne dicono non bene. Quando ho avuto bisogno, devo dirti che sono stato fortunato, però ho sempre trovato persone molto qualificate nel personale medico, poche persone, forse una carenza di sia di infermieri che di medici, che di OS, che un po' di tutto, però ho trovato, devo dirti, sempre una grande disponibilità da parte di tutti, un grande aiuto. Questo lo devo dire perché io, che non sono abruzzese, questa cosa l'ho notata, avendo avuto bisogno anch'io degli ospedali, di una grande disponibilità, un grande affetto, un grande calore. Poi magari si hanno meno mezzi, però quantomeno il supporto c'è sempre stato. Chiaramente, come hai detto giustamente tu, ci si aspetta di più.
ci si aspetta forse più assunzioni, e mi hai dato questa bellissima notizia di queste, questa è veramente una bella notizia per tutti, perché sapere che, c'è, che si ha più personale, si diminuiscono le file, i tempi di attesa, che alla fine certo. Poi tutto è raddoppato nel tempo che tu aspetti, perché purtroppo tante patologie hanno bisogno della velocità. Tornando alla mia domanda, e scusami la lunga prefazione, tra un anno cosa ti aspetti incontrando le persone per strada che ti dicano? Io farei un altro tipo di domanda. Cosa si aspettano da me le persone fra un anno? In base a quello che loro si aspettano, alla verifica, perché io farò una verifica a 100 giorni di quello che ho fatto, quindi da dove siamo partiti a quello che abbiamo ottenuto. Poi investiamo dopo quei 100 giorni su dei progetti successivi. Condivido con te pienamente la qualità dei nostri professionisti nell'ambito sanitario, la loro volontà del prendersi cura, la loro formazione, non solo da un punto di vista è sempre eccellente. Sanitario, ma anche umano, di relazione, partendo dalle anche l'OS, la professione sanitaria, che sono quelle che veramente ti prendono per mano e ti accompagnano in una sala operatoria. Quindi su questo non c'è dubbio sulla qualità. Purtroppo il problema c'è sulla quantità, perché visitando i vari ospedali ho incontrato tutte le direzioni in questi giorni, e incontrando le direzioni il primo grande allarme che c'è stato è quello proprio della mancanza personale. Quindi la mia prima risposta, sempre in un equilibrio di bilancio in base al fabbisogno, è stato quello di dire: questo straccio che loro chiede bisogna darlo, perché è importante. Quindi mi aspetto, ma questo già sta accadendo, da chi meno anche te lo aspetti, ma da chi è in grado di capire, verificare, è che questa, diciamo, questa goccia, perché alla fine anche 200 assunzioni è una goccia, però sono quelle professioni, quelle specializzazioni che ci permettono di non chiudere alcuni reparti, almeno così come è stato chiesto dai direttori, che ci permettono che se un professionista, un medico va in aspettativa per un motivo o per l'altro, possa essere sostituito. Io ho firmato a stralcio delle professioni sanitarie in più da dare proprio nel periodo estivo per permettere a personale in organico di andare in ferie. Quindi questa è una realtà che piano piano sarà percepito, ma questo è un inizio, perché l'attenzione sul personale è un'attenzione che io porterò avanti. Quindi mi aspetto, alla tua domanda rispondo, che fra un anno, specialmente nell'ambito di chi lo vive, lavoriamo con più tranquillità, perché la professione sanitaria è una professione, il medico, lo specialista devono lavorare anche con serenità, con tranquillità. Spesso abbiamo delle sale operatorie chiuse, nonostante ci siano lunghe liste d'attesa per gli interventi, proprio perché mancano gli specialisti, mancano alcune specializzazioni. Quindi dando la possibilità, in questo è un momento importante, perché nel tempo diminuiranno sempre più, perché diminuiranno i medici. Molti stanno riprendendo, in alcune regioni stanno riprendendo anche i medici che erano andati in pensione. Sto ipotizzando anche in Abruzzo di fare qualcosa di analogo, proprio per tamponare nel momento dell'urgenza. Quindi fra un anno, girando io per strada, se incontro il cittadino che mi dice: ho prenotato una visita, invece di aspettare 2 anni ho aspettato 2 mesi, io sono contenta, ed è questo un obiettivo che da qui a un anno mi prefiggo. Certo, nei primi 100 giorni certo. È in atto, in fieri, una
proposta per la riduzione delle liste attese, ma non è il macro programma che ci sarà a distanza di tempo. Anche perché diversi reparti hanno anche bisogno di una ristrutturazione. La messa in sicurezza è fondamentale, i requisiti strutturali sono fondamentali. Le strutture sia pubbliche che quelle accreditate viaggiano sempre su questi due livelli, che sono i requisiti sia sul personale che strutturale. E quindi è fondamentale la messa in norma, in sicurezza dell'edificio, della struttura e alla base. Certo. Io ti ripeto, parlo da utente. La fotografia per me dell'ospedale è il pronto soccorso, che ultimamente sui giornali, soprattutto quello di Pescara, è stato sulle prime pagine per persone che addirittura hanno alzato le mani. Io però, che sono stato utente del pronto soccorso, molte volte non ce la fanno più perché arriva la persona, che i tempi di attesa sono lunghi, però ecco, questa penso che sia l'urgenza prima che uno deve avere, anche perché il pronto soccorso poi alla fine è quello che chi sta male cosa fa? Va al pronto soccorso, quando va al pronto soccorso si trova di tutto, purtroppo è... Certo. Questa è la vetrina. Io credo che la prima cosa sia il triage da non dico da sistemare, perché non è da sistemare, da ampliare, da gestire dalla base. Il pronto soccorso oggi è una risposta sia sanitaria che sociale, uso questo termine. Perché? Perché risponde in determinati orari dove c'è maggiore disagio, certo. Poi nella città c'è un aumento, un picco, c'è il paziente che vive solo a casa, solo perché ha una crisi d'ansia, chiama l'autoambulanza quindi va un po' analizzato. Allora, innanzitutto deve essere un fatto culturale di capire che per queste esigenze, per questi problemi, non c'è bisogno di andare all'ospedale. Però dobbiamo dare l'alternativa. Certo, un tempo esistevano le guardie mediche, che adesso ci sono ancora ma non sono più utilizzate. Dobbiamo riorganizzare sul territorio quelle che sono delle unità di cure primarie complesse, possibilmente aperte, non dico H24, ma almeno H12, dove io posso andare se ho un piccolo taglio, certo. Se ho una difficoltà, ecco, in maniera semplice posso trovare quella che è una risposta senza fare poi quelle file lunghissime, perché poi questi ospedali che racchiudono come pronto soccorso tanti pazienti, alla fine poi daranno sempre la priorità all'urgenza. Certo. E nel grande ospedale l'urgenza arriva certo. La traumatologia arriva. Ecco, a Pescara l'altro giorno, nell'incontro che ho fatto con il direttore dell'azienda, ho evidenziato proprio il problema dell'eliosoccorso, della mancanza di sicurezza di questo eliosoccorso, e quindi subito adesso si stanno attivando affinché... Perché non atterra più sul tetto dell'ospedale, ma atterra a San Buceto, all'aeroporto. All'aeroporto. Okay, invece c'è una zona riservata proprio per l'eliosoccorso, che poi è un vettore grande, perché deve portare la barrella, deve portare più persone, certo. Che l'assistono, non è che si può prendere un vettore più leggero. E quindi questo comporta la messa in sicurezza della base su cui si poggia, e lì va risolto in maniera sia strutturale ma soprattutto anche di gestione tra l'ospedale e il comune. Nicoletta, mezz'ora è volata. È vero. Finalmente ti ho avuto come ospite, grazie, ne sono molto contento. Grazie. Guarda, quando vorrai potrei sempre venire qua a parlare, e se vuoi ci diamo già che tra un anno torni qua da me e mi racconterai il tuo primo anno, perché la salute credo che sia
veramente alla base di tutto. Benissimo. E quindi i nostri microfoni sono sempre aperti, le nostre telecamere per te, quando tu vorrai. Grazie. Sarai sempre il nostro ospite. Grazie. Per il momento grazie e complimenti per l'assunzione delle 200 persone, che è una bella cosa. Grazie, buonasera a tutti. Questa puntata di Riconosciamoli è terminata, ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti. Per regalarti quello che vuoi tu, quello che ho fatto lo sa solo Dio, se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perda il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci giochiamo più, poi ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se non c'era, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già, se poi ti accorgi che hai trovato la felicità. Ora che ho te non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere. Io non conosco più il dolore, un battito del cuore che brucia dentro.